la piccola casa da ormai ben 50 anni. Un bel pezzo di vita, no? E sono arrivata qui, giovane donna, con grosse difficoltà. Premetto che io sono stata sana fino all'età di 13 anni e mezzo e poi sono arrivati i primi sintomi della malattia e mi era stata diagnosticata la distrofia muscolare. E qui è stato già subito un grosso problema da affrontare, da accettare, perché si capisce che a quell'età una ragazzina è piena di sogni, di aspirazioni, no? Sembra che il mondo sia ai suoi piedi. E io pian pianino percepivo già da subito che questa malattia col tempo mi avrebbe portata su di una carrozzina. Per cui questa è stata una grossa difficoltà, che non riuscivo a accettare appunto questa nuova realtà. Non riuscivo più a dare un senso alla mia vita, alla mia giovinezza. E mi sono sentita subito sprofondare e non riuscivo a trovare delle possibilità che mi potesse dare dei spiragli di luce, no? Per proseguire il cammino, per andare avanti. Ho detto, io qui da sola non ce la faccio ad emergere da questo baratro in cui sono caduta. Devo in qualche modo trovare degli appigli, trovare delle risorse che dentro di me non riuscivo. Continuare a vivere era solo motivo di grande sofferenza. Invece poi ho scoperto che vivere, ecco, era motivo anche di grande gioia. E così ho superato queste fasi queste situazioni difficili nella mia vita. Perché io credo che se fossi rimasta nel mio paesello nativo, rinchiusa nelle quattro mura della mia casa, non so se avrei avuto tutte le possibilità che mi sono state date qui alla piccola casa. Ho riscoperto, ecco, la gratuità anche dell'amicizia, e questo per me è stato molto importante. E poi qui alla piccola casa, ecco, il passare degli anni, poi noi in ogni padiglione, qui ognuno ha il proprio laboratorio, no? Dove si fanno ovviamente dei lavoretti prettamente femminili. E poi secondo le possibilità di ognuna, ha imparato a fare l'uncinetto, a fare il ricamo, e a fare tutti questi lavoretti femminili.